Un esperto reale ha affermato che il principe Harry si è dimesso da reale anziano e si è trasferito negli Stati Uniti e ha avuto un effetto significativo su suo fratello maggiore. Il principe William. Il principe Harry e il principe William hanno entrambi parlato della loro salute mentale per tutta la vita, con il principe di Galles che ha recentemente fatto un'osservazione sui sottili cambiamenti e su come la tua salute mentale se la cava in relazione a questi. Parlando in un recente episodio di Palace Confidential, The Mail on Sundays Editor at Large. Charlotte Griffiths ha discusso di come la salute mentale del principe William sia stata influenzata dopo la decisione di Harry di lasciare lo studio. Riferendosi all'apparizione del principe e della principessa di Galles su BBC Radio E, la signora Griffiths ha detto: "Molto interessante. William ha alluso a sottili cambiamenti e al modo in cui la tua salute mentale affronta i cambiamenti improvvisi. Quindi la gente presume che intendesse la morte di sua madre e, naturalmente, la cosa di Harry. Ha notato che l'uscita di Harry era davvero negativa per la sua salute mentale. Questo perché ha perso il suo migliore amico e il suo fratello Dermot, ha aggiunto, quindi la salute mentale di William è stata compromessa." Parlando di Harry, ha detto che occupa così tanto spazio per parlare della sua mente. "Ma in qualche modo ci dimentichiamo di William." Ha aggiunto, "William sembra un duro e diventerà il re, ma è un essere umano e ha sofferto molto nella sua vita." La signora Griffiths ha detto che la menzione di William era in un modo sottile di cui Harry non sarebbe stato capace. La relazione tra William e Harry ha sofferto negli ultimi anni. Nei primi giorni della relazione di Harry con Meghan Markle, secondo quanto riferito, William ha espresso le sue preoccupazioni sulla velocità con cui la relazione stava progredendo. Questo presumibilmente non è piaciuto a Harry, che si è offeso per i commenti di suo fratello.